non si fa in tempo a imparare un nuovo gusto, l'umami, di cui si è tanto sentito parlare, sì, che già ne esce un altro. Sì, ne esce un altro. Perché, allora, partiamo dai base. I primi quattro con cui abbiamo campato per anni erano dolce, dolce, amaro, salato e acido. Ok. Questi quattro. Okay. Poi qualche anno fa. Quelli che gli chef dicono mettiamo un po' di acido, mettiamo un po'. Quindi dolce, amaro, salato e acido. Qualche anno fa è arrivato l'umami, il quinto gusto. Che cos'è l'umami? Saporito. Sì, è il saporito codificato dalla cucina giapponese. Sì, che però per un corrispettivo di umami nella cucina mediterranea è il parmigiano. Per intenderci, il tipo di saporità. Sì. Che non esiste come parola. No, non importa. Però con lo schiocco di lingua rende l'idea. Sì. Saporità. Il sesto gusto, se dobbiamo identificare un'area geografica, arriva sicuramente dal nord Europa, dai Paesi Bassi fino alla Finlandia. Si chiama ammonio, noi lo chiamiamo ammonio, altro non è che cloruro di ammonio, per cui un sale alcalino che si crea quando si ottiene con, si percepisce, no, si trova comunemente nei prodotti di scarto, nelle materie organiche in decomposizione. Il natto? La soia fermentata. No, forse perché i pesci fermentati che vengono mangiati. Esattamente, presente il piatto tipico degli islandesi. Per la carne. Che domani ti devi vestire, ragazzi, da islandese. L'Islanda comanda. Oggi sì. Anche rima. La carne è carne di squalo putrefatta che viene sotterrata e fatta fermentare dai 3 ai 6 mesi. Poi dici così, che fai? La carne putrefatta sotterrata la disotterri e la mangi. La mangi ed è squisita. Naturalmente non è squisita per uno che non è certo, abituato, perché ci sono i sensori della lingua che devono abituarsi ai sapori. Io però quei sapori lì dell'ammonio a me piacciono. Sì, anche a me. La liquirizia salata è un altro esempio, vero? Allora, per cercare di farci capire più o meno la sensazione, è proprio quella di mangiare una caramella di liquirizia che sia molto salata. Ho una domanda per te che potresti non avere la risposta. Lo metto in conto, però il rafano e il wasabi sono ammonio? Secondo me no. Secondo me sì. Allora, chi lo conosce e ha provato a descriverlo lo evita. Racconta di aver provato la sensazione di un sapore di sale aspro e tagliente all'inizio, che poi si trasforma in qualcosa quasi di amaro, frittante, ma anche dolce come il caramello. Qua più fritto. Vabbè, chi l'ha mangiato non sa descrivere le cose. Cioè, perché... capito, ma cioè, allora sono tutti riferimenti ai gusti già conosciuti precedentemente. Allora, per spiegarti qualcosa che ancora non ha un suo vocabolario, utilizzano quello che tu già conosci. Quando lecchi le pile? Brava. Secondo me quella specie di alcalino, frizzante metallico. Allora, lume bosci. Di più, secondo me lume bosci. Secondo me. Lume bosci, che poi è la prugna, la prugnona. La prugna fermentata, non è prugnona, è una prugna piccola perché è enorme. Che no? Non si sa. Lume bosci. Lume bosci. Piccolino. Allora ci dicono. Pallone da calcio. Ci dicono, ho mangiato la carne di squalo putrefatta in Islanda, sa un po' di pipì. Quell'acido un po' metallico. Comunque non si leccano le pile, questo. No. Solo per capire se sono scarichi o no. No. Male, non si fa, appunto. Non fatelo. Gorgonzolo, formaggio blu, gambero un po' vecchio, qualcuno chiede. Beh, si parla di qualcosa di materia in decomposizione, qualcosa di muffuliuto. Qualcuno dice: è il fermento. Il relatore ai corsi per i sommelier, devo aggiornare le slides. Aggiungi un paio. Però su questo, ecco, sembrerà una stupidaggine, però il fatto che si sviluppi un linguaggio intorno a quello che è una cosa che esiste da sempre, cioè l'alimentarsi, è un buon segno, secondo me. Sempre. Vero, quando no? Si trova una parola per descrivere qualcosa che è sempre esistito, vuol dire che stai riconoscendo dei confini. È importante per tutti i popoli descrivere i propri gusti, raccontarli, certo. No? E anche per poi andarli a cercare e riconoscere.